Quanto è diffusa la moneta elettronica nel nostro paese? Nel 2018, dicono i dati della Banca d'Italia, le carte di credito in circolazione erano 28.297.000, di cui attive 14.821.000, oltre 1 miliardo il numero delle operazioni di pagamento compiute con questo strumento, per un importo superiore agli 80 miliardi di euro. Le carte di debito Bancomat, sempre nel 2018, erano circa 56.300.000, quasi tutte abilitate per i pagamenti tramite moneta elettronica. Tali operazioni nello stesso anno ammontavano a più di 119 miliardi e mezzo di euro. Le carte prepagate invece erano circa 27 milioni e mezzo, con le quali si sono pagati importi per circa 29 miliardi e 700 milioni di euro. Infine, i terminali POS, che permettono appunto il pagamento tramite moneta elettronica, nel 2017 erano quasi 2 milioni e mezzo. Per un recente rapporto dell'osservatorio di Assofin Nomisma ed Ipsos, nel 2018 l'uso della moneta elettronica in Italia è cresciuto del 6,8% rispetto all'anno precedente. Lei utilizza per i suoi acquisti le carte di credito e Bancomat? No, io sono negata, sono dell'altro secolo, vado ancora avanti, carta e matita, mi spiace. E cosa pensa di questa iniziativa del governo di incentivare l'uso delle carte di credito, dei Bancomat, della moneta elettronica? Non so proprio se avrà un risultato, mi auguro di sì, ma non ci credo fino a che non lo vedo. No, non lo vedo tanto giusto, perché ci sono persone che non sono capaci a utilizzare questa carta di credito, oppure a pigliare un caffè con la carta elettronica, no, non sono tanto d'accordo. Positivo, perché almeno c'è un controllo e finalmente qualcuno paga, o perlomeno tutti, abbastanza. Negativo? Negativo, saremo troppo sotto controllo. Uso quasi sempre il Bancomat, tanto sui supermercati, pure per fare la spesa. Bisogna aspettare. Perché? Non possono fare, ci sono persone che ancora non l'accettano, ma non sono pratiche, ecco. Io ho un'età che ne farei a meno, però se ci vuole la faremo.